Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia e per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 62, 10 agosto 1904. Trovandomi fuori di me stessa, mi sono trovata, girando le chiese, facendo il pellegrinaggio a Gesù sacramentato con l'angelo custode. Ed avendo detto dentro una chiesa, prigioniero di amore, tu te ne stai abbandonato e solo, ed io sono venuto a farti compagnia. E mentre ti faccio compagnia, intendo amarti per chi vi offende, lodarti per chi vi disprezza, ringraziarti per chi versate grazie non vi rendono il tributo del ringraziamento, consolarvi per chi vi affligge, ripararvi qualunque offesa. In una parola intendo farvi tutto ciò che sono obbligate a farvi le creature per esserti restato nel Santissimo Sacramento e tante volte intendo ripeterle per quante gocce d'acqua, quanti pesci ed acini di arene stanno nel mare. Mentre ciò dicevo, innanzi alla mia mente si sono fatte presenti tutte le acque del mare e dentro di me dicevo la mia vista non può afferrare tutta la vastità del mare né conosce la profondità e il peso di quelle immense acque ed il Signore ne conosce il numero, peso e misura e me ne stavo tutta meravigliata. In questo momento il benedetto Gesù mi ha detto: sciocca, sciocca che sei, perché ti meravigli tanto? Ciò che alla creatura è difficile ed impossibile al creatore è facile e possibile ed anche naturale. Succede in questo come a quel tale che guardando in un batter d'occhio milioni e milioni di monete dice in se stesso: sono innumerevoli, chi li può contare? Ma colui che li ha messi in quel luogo in una parola dice tutto: sono tante, valgono tanto, pesano tanto. Figlia mia, io so nel mare quante gocce d'acqua io stesso vi misi e nessuno può perdermi neppure una sola.
Quindi numerai tutto, pesai tutto e valutai tutto, e così di tutte le altre cose. Dunque, che meraviglia che il tutto sappia. Nel sentire ciò mi è cessata qualunque meraviglia, anzi mi meravigliavo della mia sciocchezza. Capitolo 63, 12 agosto 1904. Continuando a stentare, quando all'improvviso mi sono trovata tutta me stessa dentro Nostro Signore, e dalla testa di Lui scendeva un filo lucente nella mia, che tutta mi legava a starmi dentro Gesù. Oh, come ero felice di starmi dentro di Lui! Per quanto guardavo, nient'altro scorgevo che Lui solo. Questa è la mia massima felicità. Solo, solo Gesù e nient'altro. Oh, come si sta bene in questo mentre mi ha detto. Coraggio, figlia mia. Non vedi come il filo della mia volontà ti lega tutta dentro di me? Sicché se qualche altra volontà ti vuole legare, se non è santa, non può. Perché stando tu dentro di me, se non è santa, non può entrare in me. E mentre ciò diceva, mi guardava e guardava e poi ha soggiunto: ho creato l'anima di una bellezza rara, l'ho dotata di una luce superiore ad ogni luce creata, eppure l'uomo disperde questa bellezza nella bruttezza e questa luce nelle tenebre. Capitolo 64, 14 agosto 1904. Trovandomi un po' sofferente, il benedetto Gesù nel venire mi ha detto: figlia diletta mia, quanto il ferro è più battuto, più luce acquista. Ed ancorché il ferro non tenesse ruggine, i colpi servono a mantenerlo lucido e spolverato, sicché chiunque si avvicina facilmente si rimira dentro di quel ferro come se fosse uno specchio. Così l'anima, quanto più i colpi della croce la battono, tanta più luce acquista, e si mantiene spolverata da qualunque minima cosa, in modo che chiunque si avvicina vi si rimira dentro come se fosse specchio. E naturalmente, essendo specchio, vi fa il suo ufficio, cioè di far vedere se i volti sono macchiati o puliti, se belli o brutti. Non solo, ma io stesso mi delizio di andarmi a rimirare in essa, non trovando in essa né polvere né altra cosa che mi impedisce di farvi riflettere la mia immagine, perciò la amo sempre di più. Bene. Come sempre, ottime ottimi spunti di meditazione da questi brani, oggi abbastanza distinti ma tutti profondi. La prima cosa, ecco, Luisa ci ha dato l'esempio di come si fa un giro di riparazione davanti all'Eucaristia, attenzione, ma non davanti all'Eucaristia reale. Quindi girando per le chiese, noi non pensiamo a tante cose che possiamo fare, no? La vita nella divina volontà è anche vita di fantasia. Cioè, una volta comprese alcune idee base, cioè che per esempio nella divina volontà tutto è presente e tutto è attuale. Quindi Luisa, che stava in un letto, poteva tranquillamente, entrando nella divina volontà, fare il giro di tutte le chiese del mondo, con un atto di volontà. E stando presente, grazie al prodigio del divino volere, a tutti i tabernacoli del mondo, compiere questo bellissimo atto di amore e di riparazione. Anzitutto, compatire Gesù che se ne sta abbandonato solo. Questa è una scena orrida proprio. Molta gente si lamenta che trova le chiese chiuse, ma io posso assicurare che anche quando le chiese sono tenute aperte, Gesù sacramentato non ha tutta quanta questa grandissima folla a visitarlo. Se sono chiese d'arte, turisti molti, ecco, ma adoratori ben pochi. Quindi è vero che dice il proverbio popolare che chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane, però certamente lo stato di abbandono di Gesù nelle chiese è grande e un cuore che lo ama non può non affliggersi per questo, non soffrire. E non solo soffrire e compatire Gesù in questo, cosa che a lui è molto gradita, ma compiere degli atti di riparazione. Anzitutto ti faccio compagnia. E
comincia. Intendo amarti per chi ti offende, lodarti per chi ti disprezza, disprezzarti, scusa, ringraziarti per chi, nonostante le grazie che riceve, non ti rende il tributo del ringraziamento, consolarti per chi ti affligge, ripararti qualunque offesa. Cioè farti tutto ciò che sono obbligate a farti le creature per esserti restato nel Santissimo Sacramento. Cioè, attenzione alle creature, cioè noi dobbiamo tenere sempre presente una cosa. Cioè, è vero che la Divina Volontà non forza nessuno, quindi che la nostra libertà diviene integra e che proprio l'esercizio della libertà è la nobiltà e anche la dignità e anche la caratteristica più bella di una persona e quindi di un'anima. Però per il fatto che nostro Signore è rimasto nel Santissimo Sacramento, cioè questo dono inestimabile obbliga veramente le creature ad un ricambio di lode, di amore e di gratitudine, d'accordo? Perché è appunto un dono inestimabile, grosso, che è da rendergli al Signore non semplicemente per amore, ma per giustizia. Perché la gratitudine, spiega San Tommaso d'Aquino molto bene, è un atto, è una proprietà della virtù cardinale della giustizia. Cioè, se uno ti dona una cosa, ti fa un grande favore, tu devi essergli grato, e l'ingratitudine è un peccato. Ecco, poi, non contenta di questo, quindi si inventa Luisa questa bellissima forma di riparazione. Attenzione, e tante volte intendo ripetere tutte quante queste cose, quindi la lode, il ringraziamento, la riparazione, per quante gocce di acqua, quanti pesci ed acini da rene, cioè come si chiamano, i cristallini di sabbia, no? Che stanno nel mare. Quindi, cioè, ci rendiamo, cioè, gli avrà reso quanti, non lo so, trilioni di miliardi di ringraziamenti, no? Cioè, poi si rende conto e dice: ma che il Signore conosce tutte le gocce del mare? È chiaro che poi Gesù gli risponde: sciocca, questa è una domanda retorica, no? È evidente che questa è una domanda retorica, perché certo che le conosce. Però io penso che ogni tanto ci faccia bene a tutti ricordarci chi è Dio. Cioè, perché non è una cosa da nulla sapere, cioè, se tu ti interrogassi il nostro Signore, cioè, basta vedere qualche documentario, cioè, le decine di trilioni di tonnellate d'acqua che stanno dentro tutti gli oceani, cioè una goccia, quante gocce ci vogliono per fare una tonnellata d'acqua? Cioè, capite, qui andremo in un numero che non so i matematici come lo potrebbero scrivere, no? Cioè, forse con le potenze, forse all'ennesima potenza, cioè, non lo so, insomma, no? Quindi è un numero inimmaginabile per noi mortali, no? Eppure Dio lo sa, e non è un gioco di prestigio, lo sa, così come sa quanti granelli di sabbia stanno in tutto, non solo dentro l'acqua, ma in tutte le spiagge del mondo, lo sa. Ma così come conosce tutto quanto il sistema solare perfettamente, le galassie, l'universo, lo conosce, d'accordo? Cioè, e questo noi dobbiamo ogni tanto ricordarcelo, capite? Attenzione che Gesù, che è così vicino a noi, così amabile, così intimo, no? E tutte queste cose le sa però, Quindi, io quando contemplo queste cose, mi viene anche sempre da pensare che Dio, oltre che il Signore, è un gran Signore, nel senso che non fa sfoggio di potenza, non fa, cioè, d'accordo, queste cose, se uno non ci pensa, cioè Dio che è questo, cioè addirittura, insomma, lascia fare chi bestemmia il suo nome, insomma, no? Cioè, ma sarebbe, cioè, capite, immaginate un bestemmiatore, al momento del giudizio particolare, un bestemmiatore impenitente che in un attimo dice: va bene, figliolo mio caro, hai scelto di andartene all'inferno, insomma, però prima che ci vai,
renditi conto di chi è che ti sei messo sotto i piedi, no? Ti fa dare un attimo un'occhiata a questa cosa e poi, cioè, capiamo, no? Ecco. Quindi fa bene ricordarlo ogni tanto, perché quando ci uniamo con la divina, noi siamo fusi con la divina volontà di questo essere supremo, insomma. Capite? Cioè, chi è che si può mettere, chi è che può competere, chi è che può fronteggiare Dio, no? Nessuno. Il grido di San Michele quando Lucifero gli prese la botta da matto, dice: ma chi è come Dio? Ma che te metti a fare? Che cosa vuoi fare? Capito? Quindi anche tutto quanto il rumore che adesso Satana sta facendo, che è scatenato, insomma, danni in giro, scandali, cose, disastri, sciagure, tensioni internazionali, guerre politiche. Lui fa bau bau, d'accordo? Certo, lo fa bau bau grazie alla nostra stupidità, ma è tutto sotto controllo. Dobbiamo sempre pensare che è sempre tutto sotto controllo. Quindi, capite, perché Satana, pur essendo un angelo, era il numero uno, quindi è molto intelligente, ha un certo potere sempre sotto catena, ma a confronto a Dio è niente, d'accordo? Niente, anche a confronto alla Madonna è niente. Quindi chi sta nelle braccia di Gesù e di Maria può veramente sempre nuotare e navigare al sicuro, ma proprio al sicuro, ma senza turbarsi di nulla, né mettersi in pena per nulla, diceva San Luigi Monforte, e né darsi pensiero per nulla. Quando ci agitiamo, quando facciamo tante cose, anche per buoni motivi, ah no, mi sono agitato perché tutti gli scandali nella Chiesa, poi in Chiesa non ci viene più nessuno e siamo rovinati, cioè, quindi, carità, come dire, un pensiero di per sé bello, no? Devoto, insomma, perché io sono preoccupato, ma tu ti preoccupi proprio di niente, d'accordo? Perché tutte queste cose che il Signore sta permettendo, andranno sicuramente nel tempo a finire in bene, cioè senza nessun dubbio, e tutto questo mare magnum di purificazione, di sofferenza che ci stiamo trangugiando pazientemente, ha la sua certamente buona ragione di essere. Ecco, poi c'è una frase cult, ecco, di Luisa, che quando l'avremo fatta nostra saremo entrati nel regno della divina volontà. Questa è la massima mia felicità, solo Gesù e nient'altro. Ripeto, unico sostituto possibile di questa frase è sola Maria e nient'altro, però qualunque altra cosa non va bene. E qui, ripeto, stiamo sempre. E Gesù le aveva mostrato questa bellissima questa immagine, no? Dalla testa di lui scende un filo nella sua testa che la lega a stare dentro Gesù. Perché si dice vivere nella divina volontà? Perché San Luigi diceva che vivere in Maria, che tanto è la stessa cosa, è grazia speciale. Perché è un altro mondo, è un altro orizzonte. E quando questo accade, dice Gesù, se qualche volontà ci vuole legare, e può succedere questo qui, non ce la farà. Non ce la fa. Perché stando dentro di lui, specialmente quando non fosse santa, quindi quando qualcuno ci avesse qualche desiderio di legame non sano, oltre che non santo, non si può. E se c'è quel legame si spezzerà, si deve spezzare. Ecco. Gesù se la guarda Luisa, cioè Gesù si guarda Luisa che gli ha consentito a Gesù di poterle far vivere questo incanto, d'accordo? E è chiaro però che Luisa ha avuto una corrispondenza perfetta ed esemplare alla grazia, perché lei lo dice solo Gesù e nient'altro, solo Gesù e nient'altro. E questa non può essere soltanto una chiacchiera, questa è una vita reale, vissuta, dimostrata.
quando questo accade, l'anima diventa bellissima. Poi Gesù lo spiega anche nell'immagine successiva, no? Quando parla della croce e dell'anima come uno specchio, no? Però ci ho creato l'anima di una bellezza rara. L'ho dotata di una luce superiore ad ogni luce creata, eppure l'uomo disperde questa bellezza nella bruttezza e questa luce nelle tenebre. Questo accade ogni qualvolta, volgiamo il nostro desiderio, le nostre aspirazioni, i nostri propositi, la nostra volontà fuori di Gesù. Non, cioè, non accade soltanto quando ci mettiamo contro Gesù, quindi quando pecchiamo, ma anche quando usciamo fuori, perché la vita, ecco cos'è la vita, nella divina volontà, nella vita, cioè è non pensare a nulla, non fare nulla, non desiderare nulla, senza che questo qualcosa abbia una relazione diretta con Gesù, mediata. E mai di per se stessa, sempre, quindi se Gesù lo vuole, come Gesù lo vuole, quando Gesù lo vuole, quanto Gesù lo vuole, nella misura che Gesù lo vuole, se mi accorgo che questa cosa Gesù non la vuole, questa azione disordinata, questo affetto non è ordinato, questo oggetto non lo dovrei avere, questa cosa non la dovrei fare, questa via, subito, subito, via. Altrimenti perdiamo la bellezza e perdiamo la lucentezza, perché questo è un principio generale, questo, cioè, qualcuno potrebbe anche dire, ma come facciamo? Allora, se uno percorre la via ascetica dell'unione con Dio, basta leggere, cioè qui la vita nella divina volontà, vita divina, non è vita strana dove avvengono chi lo sa quali cose straordinarie. D'accordo? Appariscenti soprattutto, perché tutto è interiore, ma la vita della Madonna, che era tutta e nessuno si accorgeva niente di fuori, era una vita completamente divina. È chiaro che la fusione nella divina volontà è stato, come dire, superiore a quello dell'unione con Dio, dell'unione anche mistica con Dio. Ma se uno legge gli scritti di Santa Teresa e di San Giovanni della Croce, vedrà come per arrivare all'unione mistica con Dio. Tu devi essere distaccato da tutto e da tutti, non ci sta niente da fare, eh? Se no non c'è, perché lo spiegano, minimo attaccamento a una cosa creata, come dire, esercita funzione idrorepellente, sarebbe come, è impossibile, d'accordo? Che per questo che non si va in paradiso, se c'è anche una minima macchia che dobbiamo passare il purgatorio. Non è che Dio ci vuole punire nel purgatorio, d'accordo? Cioè, dice, ah, beh, non le hai fatte troppo grosse, le hai fatte un po' così e così, te prendi un po' di mazzate per così e così, però non durano in eterno, durano un pochino e poi vieni in paradiso. Non è questo, cioè, il problema è che se ci fosse una macchiolina anche minima, anche un affetto malsano, tu Dio non lo puoi vedere, perché non lo gusteresti, ne resteresti soltanto abbagliato. Cioè, questa è una cosa che dobbiamo entrarci, cioè, ci deve entrare in testa. Quindi non devo vedere, ah, io adesso devo staccarmi da tante cose, e quindi, ah, che paura, che sofferenza, che brutta cosa, devo stare con uno dopo, che brutto. No, cioè, non ti stacchi, ma se vuoi raggiungere questo, è necessario, capite? È come un rapporto di mezzo a fine. Cioè, come uno che dice, perché questa purtroppo la nostra natura è malata. Quindi se uno ha una malattia, ha un tumore che necessita un intervento chirurgico per ritrovare la salute, che puoi fare? Lo devi fare l'intervento chirurgico. E fa male? È certo che fa male. Fa male, sì, fa male, sì, dovrai stare male, dovrai tribolare per un pochino di tempo. In vista di cosa? In vista della salute. Quindi se non arriviamo al Gesù, Gesù solo e nient'altro. Come dice Gesù, se non si rinasce d'acqua e da spirito non si entra nel regno di Dio. Se non si giunge a un distacco perfetto da tutto e da tutti, non si arriva nel regno di Dio. Non si entra nel regno di Dio.
ma non solo nel regno di Dio, inteso nel regno del Fiat Supremo, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra, perché i santi del cielo godono Dio. Perché? Perché sono stati purificati nel purgatorio, ci sono purificati in terra, insomma, no? Prima di arrivare in cielo. Ecco, questo è un aspetto importantissimo, quindi le meditazioni sulla divina volontà devono scavare dentro il cuore e tu devi chiederti: la voglio veramente raggiungere la fusione con la divina volontà, la vita nella divina volontà, il regno del Fiat Supremo, oppure no? Ecco perché dice, certo, è tutto facile, basta decidere, è certo che basta decidere dopo aver conosciuto queste cose, ma nella decisione sono compresi anche tutti quanti i tagli da fare. Decidere, etimologicamente, l'ho già detto in qualche meditazione, viene dal latino cedo, taglio, capito? E tutte quante le spie, quindi quando le meditazioni facciamo, dice, tu, ma io sto davanti al Santissimo Sacramento e sto sempre arido, cioè, allora, non può andare avanti a tempo indeterminato, perché se va avanti a tempo indeterminato, fai bene l'esame di coscienza, comincia a vedere dove sta il tuo cuore. Perché se il tuo cuore sta con Gesù, ma Gesù non resiste, d'accordo? Vuole stare con te, vuole farti godere la sua amicizia e la sua presenza, d'accordo? Non è solo una cosa tua, è pure una cosa sua, cioè lui ha messo la sua delizia nei figli degli uomini, no? Quindi, l'ultima cosa, il valore di nuovo della croce, questo è un altro aspetto fondamentalissimo, perché Gesù fa l'immagine del ferro. Il ferro può essere arrugginito e quindi battimenti, colpi per togliere la ruggine, oppure però può essere non lucido o pieno di polvere e quindi deve essere comunque un bel po' sbatacchiato per essere sempre pulito e lucente, splendente. Quindi quando arrivano i colpi della croce noi dobbiamo essere felici, perché anche se non ce ne accorgiamo, la nostra anima acquista luce e si mantiene spolverata da qualunque minima cosa. E questa è una bella idea, una bella considerazione. Vabbè, abbiamo Gesù che ci si specchia dentro ed è contento, perché se l'anima è terza, nulla impedisce di fare riflettere la sua immagine. La nostra immagine, tra l'altro, non c'è bisogno che Gesù ci specchi, sta già dentro di noi. Noi siamo immagine di Gesù, soltanto che l'immagine non si vede perché noi l'abbiamo coperta di una montagna di coltri. E questa è un'altra operazione che deve farci pensare, Non solo Gesù, ma anche le altre persone che si avvicinano si specchiano dentro quest'anima e vedono se i volti sono macchiati o puliti, se belli o brutti. Fantastico, Quindi un'anima santa, il contatto con un'anima santa, immediatamente scatena questa reazione. Questo è anche il motivo per cui nella Sapienza si legge che gli empi odiano i giusti, no? Perché? Lo dicono perché è di condanna per le nostre azioni. Ogni cosa che dice, ogni cosa che fa, ogni comportamento che è, non lo sopporto perché è il contrario di quello che faccio. E da qui poi nasce, insomma, l'invidia della grazia altrui e il desiderio di farlo secco, insomma, al giusto, no? Se non si può fare secco fisicamente, distruggerlo in tutti i modi possibili, no? Quindi sappiamo che le forme di distruzione più raffinata e più carognesche e anche che fanno più danni è la distruzione della buona fama del prossimo. Cosa che oggi, specialmente con i social network, è all'ordine del giorno. Io guardo, osservo, ovviamente non sono mai entrato in queste cose, insomma, no? E le mie bacheche sono assolutamente esenti, insomma, da queste mode dei social network, e lo saranno per sempre, d'accordo? Perché un mezzo di comunicazione deve servire a comunicare le cose belle e costruttive, non a mettere in piazza gli affari propri, facendo quelle, né tantomeno a mettere in piazza gli affari negativi altrui, commentare, caricare, per carità. Io penso che in questo ci abbiano veramente, cioè, come tutte quante le cose, questo sia un uso demoniaco dei social,
perché i danni che vengono fatti con questo alla dignità delle persone, che attenzione, spetta a chiunque, nessuno è autorizzato a dilaniare, fosse anche il peggior criminale del mondo, non siamo autorizzati. Questo bisogna metterselo bene in testa, lasciamo che sia Dio o le autorità competenti, civili o religiose, quando si tratta di religiosi, ma il resto non ci mettiamo in mezzo. Perché Gesù a chi si scandalizzava e voleva lapidare l'adultera, e l'aveva fatto l'adultera, questa brutta carogna peccatrice schifosa, ha detto: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. E questo lo ripeta a tutti quanti. D'accordo? Noi non possiamo lanciare le pietre della diffamazione, del pubblico ludibrio, della pubblica gogna a uno che già è sufficientemente umiliato, d'accordo? E che il resto glielo darà nostro Signore. Noi, nei confronti del prossimo, diceva giustamente il Papa ieri, sempre misericordia. Se ci viene voglia di che ci abbiamo tanto voglia di accusare, accusiamo noi stessi. Questo è sicuramente un comportamento conforme assai alla divina volontà. Il resto, quindi, chi vive nella divina volontà, impari a usare, chi vuole vivere nella divina volontà, sappia che non può usare i social network in un certo modo, se lo scorti proprio, né farle certe cose, né intervenire, d'accordo? Si lasci perdere e ci si occupi di cose buone e di cose sante, che è molto meglio. Bene, o Santissima Vergine Divina Maria, aiutaci a raggiungere presto il traguardo del solo Te, o solo Gesù, o solo Te Gesù, che è il traguardo più importante. Ed anche come Tu certamente lo avevi, questa è una delle caratteristiche proprio profonde, credo, della Tua anima, il senso di Dio e della Sua grandezza, no? Questa esperienza di Luisa, questo sbigottimento dinanzi alle conoscenze immense che ha l'essere divino, tu ne eri ben consapevole. E questo ci aiuti a, come dire, a polarizzare i nostri rapporti con Lui sempre nell'orizzonte, anzitutto, di un amore sconfinato, che è il primo sempre canale, ma un amore sconfinato che non dimentichi mai, ecco, e l'adorazione, la riverenza, ecco, che si deve verso colui che ci ha creati, colui che tutto sa e tutto può, come tanti santi amavano ripetere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.